Siamo lodati Gesù e Maria. Dinanzi alla liturgia di questa domenica e al messaggio che porta, un messaggio molto forte, rispondere al male col bene, amare anche chi ci fa del male e rinunciare a farci giustizia da noi stessi, seconda parte del Vangelo, prima lettura, evidentemente se si prendono sul serio queste cose sorgono una serie di domande nel nostro cuore. È normale. E anche variegati e differenti tipi di reazioni. Come ci comportiamo dinanzi a queste parole di Gesù forti che ci ha detto? Ama chi ti fa del male, porgi l'altra guancia, ti strappano il mantello, legge del Deuteronomio, era proibito prendere in pegno il mantello senza restituirlo al tramonto, perché anticamente col mantello ti coprivi la notte, se non c'avevi il mantello ti morivi di freddo, c'era una legge nel Deuteronomio. Se ti danno impegno per un credito il mantello devi restituirlo prima che c'è il tramonto del sole, e guai a te se non lo fai. Te lo strappano, ma pure la tunica. Che facciamo dinanzi a queste cose? Possibili reazioni, capite? Mamma mia, non è roba per me, però queste cose Gesù le ha dette. E Gesù non parla come noi, mi perdoni, a vanvera. Se le ha dette vuol dire che andavano dette, e le ha dette perché si erano messe in pratica. Altra reazione, faccio finta di non averle sentite perché vabbè, nel Vangelo stanno tante cose, insomma pensiamo alle cose importanti, ai 10 comandamenti e altre questioni. Oppure altre reazioni ancora, le obiezioni, dice, ma se facciamo così alla fine. E i delinquenti che facciamo? E legittimiamo i criminali. E il mondo diventa il cimitero. Se nessuno reagisce, se nessuno fa niente, che faccio? Se tutti facessero così, che succede? Non so se interpreto correttamente, ma ve lo dico perché, sapete, ogni tanto qualche reazione mi arriva, no? Allora, cerchiamo un attimo di focalizzare alcuni aspetti, perché vorrei in questa seconda omelia, ieri ho approfondito uno per uno tutte quante queste tante cose che arrivano, no? Ma cosa c'è dietro? Perché Gesù ha questa logica, ci chiede queste cose? È vero che in questo modo viene disattesa la giustizia, dilaga il male, non lo si ferma, d'accordo? O sono cose troppo esagerate? Sono vere tutte quante queste cose? Vedremo subito che così non è. Numero uno, cominciamo. Perché non è possibile farsi giustizia da soli? Perché? Gesù è tassativo, non giudicate e non sarete giudicati. Per un motivo molto semplice. Noi non possiamo conoscere l'interno del cuore del prossimo. E non conosciamo bene, detto fra me e voi, neanche il nostro. Noi non possiamo sapere, quando una persona fa il male, in che condizioni sta, quanto ne era consapevole, come è stata educata, in che stato stava. Vi ricordate Gesù, no? Quando rimprovera i farisei, dice, i pubblicani e le prostitute gli passano avanti al regno di Dio. Perché dice questo? Perché una prostituta, che certamente non fa una cosa lodevole, ma supponiamo che faccia questa cosa spinta dalla disperazione, una donna che è stata abbandonata, una donna che è completamente sola, che ha provato in tutti i modi possibili a trovare una maniera onesta e ordinata per vivere e non ce la fa, è morta, sta morendo di fame. È chiaro che non fa bene a fare quella cosa lì, ma sta nella disperazione. Se io dico, guarda quella che prostituta, che schifo, Dio non la giudica così, non le dirà brava, ma non la giudica così. E un fariseo che sembra tutto quanto preciso, va al tempio, eccetera, eccetera, come Gesù dice, e poi sotto sotto divora le case delle vedove, angaria il prossimo, se c'ha dei servi li tratta in privato come delle bestie, come lo giudica quello nostro Signore? Ma colui che fa certe corse che Dio solo lo sa. Noi non siamo in grado dall'esterno di dare queste motivazioni. Però, attenzione, Dio ci pensa lui poi a farlo, quello che deve fare. Non è che il male, se io non provvedo e non faccio giustizia, resterà impunito, eh? Non è così.
Ora, Dio non vuole, dice la Sacra Scrittura, la morte del peccatore, quindi non vuole che la persona sia dannata, cerca di fare di tutto perché sia salvata. Allora, perché la persona sia salvata e possa ravvedersi, è necessario che al male che viene fatto venga posto un freno, cioè un termine, perché la persona possa avere modo di convertirsi. Ecco perché al male si risponde col bene. Abbiamo sentito nel Salmo responsoriale, Dio vuole, non vuole la morte del peccatore, ma che si converta, la sua misericordia è infinita. Però attenzione, capiamo bene alcune dinamiche, perché se no, ripeto, dinanzi a certe cose uno potrebbe anche avere qualche riserva. Una persona che fa un peccato grande, d'accordo? Il Signore spera che si converta e farà di tutto perché quella persona possa riflettere, prende coscienza del peccato e si converte. Domanda: se si converte e si va a confessare, Dio la perdona, giusto? Siamo d'accordo? Ci credete? Sì? Ecco. E il male che ha fatto? Guardate insieme. È finito? Non succede più niente? Quando ci andiamo a confessare, che cosa ci dice il sacerdote, anche se oggi è un gesto poco più che simbolico, prima di darci l'assoluzione? Per penitenza fai qualche preghiera, generalmente, un'elemosina, un digiuno. Vi siete mai chiesti perché il sacerdote, scusate, se Dio ti ha perdonato, se mi ha perdonato, no? Che penitenza devo fare? Cioè, facciamoci delle domande intelligenti. Ti ha perdonato o non ti ha perdonato? A che serve la penitenza se Dio mi ha perdonato? Cioè, dove pensate? Perché la misericordia di Dio, che cos'è il suo perdono? Il perdono è Dio che ti rimette l'offesa fatta a lui peccando, ti restituisce la grazia che hai perso, ti rimette in sua amicizia in condizione di salvarti. Ma, attento, il male che tu hai fatto, quello deve essere riparato, quello deve essere espiato. Se ottieni il perdono di Dio, non andrai consegnato nelle mani del diavolo all'inferno, che esiste, figlioli miei cari, non è che non esiste, ma quel male dovrai espiarlo, ripararlo, o no? Se non lo fai sulla terra, sapete che esiste il purgatorio, no? Il purgatorio, secondo voi, è una sala d'aspetto, cioè dice, il Signore dice ti fa venire, guarda, vi aspetta un pochino perché non mi hai amato abbastanza, però mo, state un po' qui e poi vieni su. Come ve lo immaginate voi il purgatorio? Perché poi bisogna vedere come ce lo immaginiamo. E poi come ce l'hanno descritto, come ce lo descrive il Magistero della Chiesa, anzitutto nei suoi documenti, è una montagna di santi canonizzati, che il purgatorio l'hanno visto, per quelli che temono che Dio non faccia giustizia. Il purgatorio non è una sala d'aspetto, cioè tutte quante le mancanze dinanzi alla santità e alla giustizia che tu non hai riparato ed espiato in questa terra, te le spiedi là in modo molto molto più doloroso, perché in paradiso non ci entri fino a quando, come dice Gesù nel Vangelo, non hai soddisfatto fino all'ultimo spicciolo le esigenze della divina giustizia. Cosa voglio dire con questo? Rinuncio io a farmi giustizia e solidale con Gesù. Pensiamo anche perché Gesù ha sofferto tutto quello che ha sofferto in croce. Perché era necessario tutto questo? Guardate che Gesù ha sofferto tanto in croce, cioè, ma, e non solo in croce. Cioè, provate ogni tanto a pensare che significa ti passa un chiodo tra la radio e l'ulna. Parlate con i medici. Se ti trapassa un chiodo di queste dimensioni lì, che ti spacca il nervo mediano, cioè oltre al dolore, cioè quello ti parte dritto dritto al cervello, cioè come ha fatto a non morire di dolore all'istante, Dio solo lo sa, Sapete che i piedi sono la zona più sensibile del corpo, avete mai visto i documentari, tu ci puoi pensare che ti passa un chiodo lungo così, su tutti i piedi? E perché tutto questo? Perché la divina giustizia, in primis e anzitutto, è stata riparata da chi? Da lui. Il castigo che ci dà salvezza, si legge nel Venerdì Santo, si è abbattuto su di lui. Quello che lui ha passato è quello che meritano i nostri peccati. Qui in questa chiesa ha predicato San Leonardo da Porto Maurizio, ci sta scritto nel foglietto che sto dicendo delle cose che lui sicuramente si rallegra, queste erano le sue prediche. Quello che lui ha passato, quello tocca a me e a te.
E se qualcuno pensa che non sia vero, rimandiamo a tra una cinquantina d'anni, che poi andremo dall'altra parte e lo vedremo con molta chiarezza. Capite? Quindi non è che tutto questo significa vabbè, non fa niente. No, fa e come. Quindi capite cosa c'è dietro tutto questo, no? Uno, tu rinunci a fare giustizia, ma giustizia Dio la fa sempre. Se la persona fino alla fine rifiuta l'offerta di salvezza, figlioli miei cari, questa non è una cosa bella da dire, ma una cosa vera. Quella sarà eternamente, sapete che significa eternamente dannata? Lasciate ogni speranza a voi che entrate, ce lo ricordiamo la Divina Commedia. Pensiamo che sia un mito questo qui, pensiamo che sia una leggenda, pensiamo che non sia vero, pensiamo che non ci va nessuno all'inferno, perché oggi più di qualcuno pensa o pensiamo addirittura che non esiste. Se pensiamo queste cose, siamo fuori della comunione con la Chiesa, per dirle in termini soft. Se vogliamo dirle in termini hard, siamo eretici, d'accordo? Se la persona si è pentita e ha tante cose da riparare, tanto male che ha fatto sulla coscienza, non è che se ne va in paradiso subito, starà a purgatorio. Io ogni tanto a qualche funerale dico: scusate, ma secondo voi, se si presenta davanti a Dio Padre Pio, ce lo ricordiamo tutti quanti Padre Pio, no? Oppure una persona che per tutta la vita mai messo piede in chiesa, ha tradito la moglie, bestemmiava come un turco, era disonesto sul lavoro, diceva un sacco di parolacce, si è fumato un autotreno di sigarette, è morto di tumore ai polmoni e per miracolo una settimana prima di morire ha chiesto un prete e si è confessato, ha preso l'olio santo. Quindi speriamo che, se si presenta davanti a Dio una persona di questo genere e Padre Pio, ma secondo voi vengono trattati allo stesso modo? Che vi dice la coscienza? Cioè, noi ogni tanto dobbiamo riflettere e pensare, è una cosa importante, capite? Quindi dietro tutto questo ci sono tutta questa serie di verità di fede, che Dio fa giustizia, che davanti a Dio non passa neanche, dice Gesù, un trattino, uno iota, in paradiso non si entra. Io mi ricordo quando ero ancora dall'altra parte, sentivo certe prediche funerali, perdonatemi, adesso questo è entrato nella casa del padre, dico: ehi, ma seppure tu c'hai un peccato veniale, una bugia di scusa, tu quello la devi espiare, se no in paradiso non ci entri, capito? Anche una più piccola imperfezione involontaria, dicono i santi, deve essere espiata prima di entrare in paradiso. In paradiso, per direttissima, la Chiesa insegna, sapete chi ci va? I martiri e i bambini battezzati prima che giungano all'età della ragione, perché già a 7 anni possono fare qualche piccolo peccatuccio, come la Madonna disse a Francesco di Fatima, che quando Lucia gli chiese: ma Francesco ci va in paradiso? C'aveva 7 anni quel bambino, sì, ma deve recitare tanti rosari. E come mai che deve recitare tanti rosari per andare in paradiso un bambino di 7 anni? Io ho questo brutto vizio che quando leggo qualcosa io non ci riesco a fargli passare queste cose, dico: lasciamo perdere. No, io dico: bambino di 7 anni, perché deve dire tanti rosari? C'è soltanto una motivazione: perché ha già commesso dei peccati veniali, la cui espiazione richiede la recita di tanti rosari. Se no in paradiso non c'è. Capite? Tutte queste cose dobbiamo tenerle presente, perché se ci sono delle grandi motivazioni, allora noi possiamo metterci serenamente dinanzi a questo che oggi il Signore ci ha detto, comprenderne le motivazioni e dire: Signore, sì, è tanto impegnativo, però ci provo, faccio miei i tuoi sentimenti, tu hai la salvezza del peccatore e comunque farai sempre giustizia, quindi io sono disposto a fare come te, mi prendo il male degli altri, non mi vendico, non mi faccio giustizia e prego per chi mi tratta male e per la sua conversione, sapendo che comunque la giustizia sarà salvaguardata in un modo o nell'altro. Diventa certamente meno complicato accettare un messaggio così grande e così impegnativo. Siano lodati Gesù e Maria.